Ciao a tutti, eccoci arrivati all'ultimo video dedicato alle gravel per chi ha un budget che va dai 1000 ai 2000 euro o forse 2000 e qualcosa di più, perché ho barato qualche volta. Come in questo caso adesso andiamo in Germania, casa Cube, con la New Road C62 Pro, bici che veramente promette di dare tanta tanta soddisfazione. E allora eccoci di nuovo su 99 Spokes, che ormai è un po' lo YouPorn delle biciclette. Questa Cube New Road C62 Pro viene presentata come una bicicletta con telaio in carbonio, componenti di alta fascia e freni a disco idraulici. Nella gamma New Road si piazza più o meno a metà. Vediamo il prezzo. Come vi dicevo, ogni tanto in questa serie di video baro, e infatti questa costa 2049 euro, ma ancora una volta bisogna sperare nella magnanimità del nostro negoziante ciclista di fiducia. Il peso irrisorio 9,1 kg, un niente direi, tutto in carbonio, telaio e forcella. Con gomme montate da 700x40, monocorona che rimane sempre una scelta coraggiosa, secondo me. Gruppo GRX 800 misto GRX 600. Per quanto riguarda agilità e velocità di questa bicicletta, nonostante le linee così aggressive che ce la fanno sembrare quasi una bici da corsa, vedete che rispetto alle compagne gravel perde un po' in velocità ma guadagna in agilità in salita, il che naturalmente è un suo pregio, direi. Rimane comunque una bicicletta direi molto veloce anche sul piano. Scegliere questa bicicletta è stato facilissimo, perché vedete il pallino rosso in questa grafica è lei, si piazza sopra tutte le rivali in questa categoria di prezzo. Se andiamo alla sua destra, il primo pallino verde è un altro modello della gamma New Road, ma vedete non è molto più in alto per quanto riguarda la qualità dei materiali, dei componenti. Quindi stiamo parlando veramente di un mezzo, un top di gamma, cioè un top nella sua categoria di prezzo, oltre a essere naturalmente anche una bellissima bicicletta. E allora vediamo che cosa rende così appetibile e appetitosa questa bicicletta. Come detto, il telaio è in carbonio C62, così come la forcella. Ahimè, entrambi sono sprovvisti di occhielli per eventuali montaggi di portapacchi posteriore, anteriore, anything cage, portaborracce, la forcella, niente di tutto ciò. E questa cosa la rende sicuramente una gravel purissima, non molto adatta ai cicloviaggi, o comunque adatta a cicloviaggi in bikepacking molto leggero e direi di qualità. Attenzione, perché anche il reggisella è in carbonio, quindi vi consiglio di comprare borse da bikepacking di alta qualità che non oscillano, e in questo modo forse riuscirete anche a preservare un po' di più il carbonio. Componenti di tutto rispetto per quanto riguarda il gruppo: abbiamo un deragliatore posteriore Shimano GRX 800, pacco pignoni 11-42, mentre all'anteriore abbiamo detto monocorona, corona da 40 denti, direi che permette un range di rapporti discreto, saremo abbastanza veloci sul piano e dovremo comunque stringere i denti in salita se si affronteranno salite mostruose. Per quanto riguarda i cerchi, monta degli ottimi Fulcrum Rapid Red 900 con copertone Schwalbe G1 Allround da 700x40. Insomma, se volete un'ottima gravel pura e non volete spendere un capitale, non volete andare oltre i 2000 euro troppo, questa è la bici probabilmente migliore che voi possiate trovare sul mercato. Torniamo in America ora per l'ultima bici, la sesta e ultima bici di questa carrellata di gravel sotto ai 2000 euro, la Jamis Renegade S2. Esteticamente forse non sarà bella quanto la Cube New Road, però qui stiamo parlando di una gravel tuttofare molto molto interessante, con telaio in acciaio, forcella in carbonio e un prezzo sicuramente appetibile, perché siamo sui 1700 euro. Anche il peso non è eccessivo, siamo sui 10,7 kg,
gomme montate 27.5x40, anche in questo caso monocorona, e il gruppo è lo stesso della New Road. Abbiamo il GRX 800 e GRX 600 per quanto riguarda le leve del cambio, la leva del cambio, anzi. I freni anche in questo caso sono idraulici. Il destino vuole che io abbia scelto per l'ennesima volta una bicicletta che rimane un po' indietro in termini di velocità sul piano rispetto alle altre gravel, ma in compenso avremo una bicicletta sicuramente più agile come rapporti per affrontare le salite. Qualità dei componenti, dei materiali, direi ottima per questa categoria di prezzo. Vedete, il pallino rosso ha ben pochi altri pallini grigi che lo superano in altezza in questa fascia di prezzo, quindi direi questo è un grande sinonimo di qualità generale. Ricapitolando, abbiamo allora un telaio in acciaio e una forcella in carbonio, entrambi predisposti per il montaggio di portapacchi, anything cage, portaborracce, il che rende questa bicicletta sicuramente più appetibile per i cicloviaggiatori. Il deragliatore è uno Shimano GRX RX 812, mentre il pacco pignoni è un 1142, sempre della Shimano. Per quanto riguarda la corona, abbiamo ancora Shimano, monta tutto Shimano questa bicicletta, a parte la catena, e la corona è da 40 denti. Anche in questo caso secondo me ci mancherà la presenza di una seconda corona o comunque in generale dei rapporti un pochino più agili per affrontare le salite impervie. Detto questo, stiamo parlando in ogni caso di una bicicletta comunque già abbastanza versatile. Coperture generose al punto giusto, un colore direi non troppo appariscente, sgargiante, e la fondamentale presenza degli occhielli fanno di questa bicicletta secondo me una buonissima compagna per i nostri cicloviaggi.